La mia auto è posseduta quando la tecnologia è un pericolo. I veicoli di ultima generazione possono essere preda degli hacker. Benvenuto a te che stai dall'altra parte. In questa vlog settimanale, in questa chiacchiera settimanale, in genere del giovedì, ti volevo far partecipe di un articolo che ho letto su un noto mensile italiano, con quest'uomo incappucciato con un portatile sotto la mano, una ragnatera che la spara verso una macchina ben nota, con gli occhi rossi e dei bit rossi sotto il cappuccio. In realtà mi ha fatto ridere all'inizio. Sfogliamo un attimo, diamo un'occhiata a questo articolo. Mi ha fatto ridere all'inizio, ma poi a mente fredda mi ha fatto riflettere sulla serietà di questo articolo, magari anche un po' sulla visione di questo articolo. E quindi volevo sapere, innanzitutto, condividerlo con te, amico o amica che sta dall'altra parte, e magari sapere nei commenti che ne pensi. Vediamo subito, i modelli a rischio di automobili sono auto di ultima generazione che hanno un sistema operativo Android ma anche iOS, quindi della Apple, installato sopra, connessi a internet in genere, spesso con la SIM, a volte in garage con wifi. Come vedi, la prima casa automobilistica ad essere stata richiamata è la FCA, manca una lettera, una vocale, non è quello che pensi te, FCA, secondo me è una strategia di marketing questo nome. Solo per gli italiani, naturalmente, è la vecchia Fiat, diciamo, che ha ritirato ultimamente 1,4 milioni di veicoli per aggiornare il suo software. In realtà questi ricercatori simpaticoni tedeschi dell'ADAC hanno evidenziato falle di sicurezza su 24 modelli di automobili e come vedi ce ne sono un po' tutte, non solo la ex Fiat, la FCA, che manca una vocale, ma anche le Audi, le BMW, le Citroen, macchine anche orientali, quindi giapponesi, anche cinesi, indiane, americane e via dicendo. Quindi tutte le case costruttrici sono soggette a questo pericolo. E qui viene ipotizzato, viene proprio fatto presente che l'apparecchiatura necessaria per piratare un'automobile costa soltanto 210 euro. Questi ricercatori, questa volta tedeschi, strano, che cosa hanno fatto? Leggiamolo un attimo insieme e dimmi che ne pensi nei commenti, soprattutto se è una minaccia futuristica oppure è già attuale. Considera che questo articolo più avanti dice che sul sito dell'FBI americano è stato già fatto un warning del genere da pochissimo tempo. In realtà io l'ho cercato e non l'ho trovato, ma ho trovato un altro articolo del marzo 2016 di cui ti riporto il link, dove parla di alcune falle e crimini informatici sul sistema operativo Android, ma non sulle automobili. Se lo trovi, magari questo articolo fammi sapere. Bene, ci dicono che un criminale è pronto a sfruttare proprio quel comodo meccanismo, cioè i segnali emessi dalla chiave per dialogare con la vettura, per rubargli l'auto. Il malintenzionato lo segue, al momento giusto attiva un apparecchio che ruba il segnale emesso dalla chiave, lo amplifica e lo trasmette a un complice vicino all'auto, che ruba la macchina. Questo è chiaro, la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine sempre più spesso dicono di cercare di evitare il più possibile in luoghi aperti, come supermercati, centri commerciali o autogrill, di utilizzare il telecomando della chiave, perché potrebbe essere clonato al volo il segnale con degli apparecchi veramente poco costosi e quindi rubare la macchina in maniera del tutto semplice, perché il malintenzionato, clonando il segnale del tuo telecomando della tua auto, insomma, un po' anche non proprio di ultima generazione, ormai tutte hanno il telecomando. Se questo segnale non è criptato, poi lo può ripetere, quindi aprire la macchina e girare il quadro e andare via. Questo era lo scenario vecchio. Lo scenario nuovo è questo: le chiavi di ultima generazione, qui ci dicono, emettono un segnale continuo affinché quando te ti allontani dalla tua macchina, la macchina capisce che ti sta allontanando e si chiude in automatico. Quindi è molto più rischioso. Se, è sempre più facile, qui dicono, piratare un'automobile, perché piratare l'automobile un tempo richiedeva competenza che non era alla portata di tutti, ma oggi sta diventando sempre più facile perché i costruttori stanno portando sul sistema multimediale di bordo software come Android ma anche iOS per la par condicio, che provengono dal mondo degli smartphone con cui le auto si interfacceranno sempre di più. Ti ho sottolineato giusto i punti semplici, poi se ti interessa ti mando il link all'articolo. È difficile ma non impossibile, come dimostrato da Charlie Miller e Chris Valasek, due hacker buoni che l'anno scorso sono penetrati in una Jeep Cherokee,
vedi? Costringendo il costruttore famosissimo FCA a ritirare 1,4 milioni di veicoli per risolvere il problema. Che cosa è successo? Che i due informatici hanno avuto accesso alle funzioni più sensibili dell'FCA, ma anche di tutte le altre macchine che montano il sistema operativo Android connesso a internet tramite una micro SIM, ovvero lo sterzo, l'acceleratore e il freno. E hanno fatto tutto da casa grazie a una falla informatica introdotta sulla macchina, in questo caso non da Android, ma dalla SIM telefonica. E il gestore americano era Sprint, che in America è abbastanza famoso, ed è quello con cui FCA ha fatto partnership all'inizio, all'uscita della Jeep. Si è fatto strada il concetto di auto connessa alla rete e di gestione remota delle funzioni, esponendo i veicoli ai crimini connessi a distanza. La cosa interessante è che si potrebbe anche sequestrare o bloccare l'auto temporaneamente per chiedere un riscatto, oppure vedi qua ci dicono che un hacker potrebbe accedere al microfono e registrare tutte le conversazioni nell'abitacolo per spiare qualcuno. L'FBI ha messo questo articolo che io non ho trovato, quindi se lo trovi mandamelo. E anche l'hacking più banale, come chiudere le sicure delle portiere, regolare il climatizzatore, che ne so, a 0 gradi d'inverno o a 32 gradi, 36 gradi, temperatura alta d'estate, accendere la musica a tutto volume, spegnere i fari, attivare dei giristalli e via dicendo, potrebbe, diciamo, rivelarsi non fatale ma molto pericoloso. Per esempio, il canale del proprietario per fargli installare, ecco, qua ci dice che non bisogna fidarsi, un po' come i propri computer e smartphone, perché nel futuro, magari, in America magari già succede, alcuni malintenzionali potrebbero ingannare il proprietario per fargli installare un aggiornamento che in realtà è un virus, un software malevolo, vedi? Alla fantasia poi ci pensano anche i sceneggiatori di Hollywood, si potrebbe bloccare una persona nell'abitacolo d'estate o accendere il riscaldamento per farla morire, vabbè. Qua l'articolo esagera, insomma, ci scrive una supercazzola, magari un po' per esagerare, però perché no, potrebbe essere vero. E addirittura la cosa interessante, di cui però non ho sempre trovato su internet fonte, è che nello stato americano del Michigan si sta discutendo su una legge per punire l'hacking di un'automobile con il carcere a vita, con l'ergastolo. E dicono che sperano di non doverlo mai usare, ma per tutelarsi lo stanno valutando come ipotesi di legge. Come diciamo, soluzione è stato proposto innanzitutto di risolvere i problemi informatici e aggiornare i software delle proprie macchine, come ha fatto FCA, ritirando e aggiornando quasi 1,5 milioni di Jeep di ultima generazione in America. Ma quello che propone l'articolo e che mi ha fatto riflettere, perché non so se è possibile, se è attuabile, è di separare, come attualmente succede a bordo degli aeroplani, la rete di gestione dei comandi delle macchine e quindi dei dispositivi di sicurezza rispetto alle apparecchiature di intrattenimento. Quindi sì, utilizziamo Android o iOS, connesso alla rete con una SIM o col wifi in garage, ma solo per le apparecchiature di intrattenimento, quindi film, navigazione internet, controllo, comandi vocali, maps, quindi navigatore e via dicendo, ma sterzo, computer di bordo, ABS, freni e via dicendo, lo separiamo, quindi è sì un sistema informatico ma separato. Bene, te che ne pensi? È tanto futuristica questo articolo, oppure inizia a essere attuale? Ti lascio con l'immagine di questo hacker con la ragnatela sotto mano, con gli occhi rossi che incutono tanto terrore, tanto timore, da video ripetizioni e tutto. Ecco il sito internet, eccolo qua. Passami a trovare, iscriviti se ti va, se ti è stato interessante questa riflessione, questa condivisione di informazioni con te. E niente, fammi sapere soprattutto che ne pensi nei commenti, perché sono veramente curioso. Sono veramente curioso sul tuo punto di vista e su cosa ne pensi. Se è una minaccia imminente, un terrore imminente, questo dell'hacking delle automobili di ultima generazione con sistemi operativi e connessi alla rete, oppure per ora possiamo ancora stare tranquilli. Ti ringrazio, se ti va, pollice all'insù, condividi con i tuoi amici su Facebook, su Twitter, su tutti i social network. Un salutone e un abbraccione. Ciao da Leonardo e da videoripetizioni.com.